Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Anche oggi siamo qui per presentarvi un nuovo prodotto. Abbiamo avuto una richiesta di collaborazione dalla società Edsviz, di cui già possediamo una telecamera, ne siamo pienamente soddisfatti. Parlo al plurale perché è un periodo che Marco non c'è, ma ha avuto un po' di cose da fare, ma presto tornerà anche lui, non vi preoccupate. Dicevo, questa telecamera ci ha soddisfatto pienamente perché comunque ha delle funzionalità molto ma molto avanzate rispetto a tante altre concorrenti. Ma quella che vi presentiamo oggi ha qualcosa in più, ha dei must che rendono questa telecamera veramente un qualcosa di appetibile e da assolutamente avere per poter organizzare la videosorveglianza in casa propria in maniera totalmente diversa da quello che avete fatto finora. Ma prima di presentarvela vi ricordo che abbiamo un canale Telegram, TuttoTech1, e vi pregherei di andarvi a iscrivere anche su quello perché noi andiamo a selezionare delle offerte, quindi non siamo un canale Telegram che vi invia a tutt'andare offerte anche dove non ce ne sono, qualsiasi cosa, no! Andiamo a selezionare quotidianamente delle offerte da Amazon e ve le postiamo direttamente lì. Poi troverete comunque foto magari di prodotti, video recensioni, mettiamo anche i video che abbiamo fatto su YouTube. Insomma, vi teniamo informati anche su quello. Vi ricordiamo che siamo anche su Instagram, naturalmente su YouTube. Abbiamo una paginetta piccola piccola anche su TikTok, ma diciamo che il principale è YouTube e stiamo cercando di far crescere anche quello di Telegram. Detto questo, chiudiamo questa parentesi e il prodotto che vi presentiamo oggi è telecamera Edsviz BC2. Che cos'ha questa telecamera? Beh, prima di vedere le caratteristiche tecniche di questo prodotto, che sono sicuro vi stupiranno, andiamo a fare l'unboxing e vedere che cosa c'è al suo interno. All'interno della confezione, vediamo un po' che cosa. Veramente compatta. Questa è la telecamera. Ragazzi, più forte di me, è molto soddisfacente. Telecamera veramente compatta, 86 grammi di peso. Il supporto, che vi faccio vedere subito, è magnetico. Quindi ovunque voi la piazzate potete appoggiare la vostra telecamera e garantiscono una tenuta perfetta. Nella parte sottostante abbiamo l'antiscivolo, se per caso lo appoggiamo su una superficie, il cavetto di alimentazione per poter ricaricare la batteria, poi vi dirò le caratteristiche tecniche che sono veramente impressionanti, le solite viti con i tasselli per poterlo fissare, adesivi, due adesivi se per caso non volete fissarlo al muro ma volete metterlo magari appoggiato ad un mobile sulla parte laterale, o se no la comoda piastra con i fori compatibili con le viti che vi danno. La piastra naturalmente garantisce un contatto magnetico con il supporto, il tutto collegato e potete metterla ovunque voi vogliate. Come vedete ha un ottimo angolo per poterla muovere. Non solo è magnetica tra la telecamera e il supporto, ma il supporto stesso è magnetico, quindi se avete una scaffalatura piuttosto che una parte in metallo non servirà a forare nulla e attaccare direttamente il supporto a questa base. Nella confezione poi troviamo i soliti manuali di istruzione e basta, io direi di procedere con le caratteristiche tecniche del prodotto. Approfittiamo intanto di avere la telecamera qui a portata di mano e andiamo a vedere che nella parte anteriore troviamo la lente, naturalmente, il LED di funzionamento, il microfono, il sensore PIR, nella parte in alto troviamo l'altoparlante, qui abbiamo il tasto di reset, l'ingresso per la micro SD fino a 256 GB, micro USB per poter inserire l'USB e poter alimentare la telecamera e quindi ricaricarla, il tasto di accensione. Vi ho fatto vedere cosa c'è nella confezione facendo l'unboxing. La cosa interessante rispetto alle altre telecamere è il supporto, che è totalmente magnetico sia nella parte sopra sia nella parte sotto,
Quindi, se per caso avete un mobile o avete una parte metallica, avete la possibilità di poterla connettere, mi viene in mente anche sul frigo, nella parte laterale del frigo, piuttosto che su altri prodotti, collegate la vostra telecamera e andate ad appoggiare il magnete direttamente sulla parte metallica e avete installato la vostra telecamera. Durata della batteria. Dichiarano 50 giorni di autonomia. All'interno ci sono due batterie che vi garantiscono questa lunga durata. Avete anche la possibilità poi di poterle ricaricare grazie al cavetto che viene dato in dotazione. Attenzione, perché nella maggior parte dei casi le telecamere che vengono vendute hanno il cavo che può essere lungo anche 1,5 metri, 2, ma avete sempre un filo che penzola giù. Quindi o lo appoggiate su un mobile e poi cercate di nascondere il cavo di alimentazione, o se no, se dovete collegarlo a parete, avrete sempre questo cavo che vi viene a penzolare. E magari nella posizione in cui avete deciso di piazzare la vostra telecamera non c'è una presa di corrente e quindi non avete la possibilità di poterla connettere e alimentare. Quindi a quel punto o fate dei lavori di muratura oppure dovete cambiare luogo dove poter installare la vostra telecamera di videosorveglianza. La Grazia invece ha la possibilità di avere un'autoalimentazione interna grazie alle batterie, tutto questo viene risolto, quindi non avete più nessun tipo di problema. Se poi avete la possibilità di avere un oggetto metallico dove connettere la basetta, anche i fori che parecchie volte alle mogli non sono molto simpatici quando andiamo a connettere i nostri prodotti di domotica, anche questo risolve il problema del faccio il foro, poi magari ho cambiato idea, no, non lo voglio più lì la telecamera, lo voglio dall'altra parte. Quindi stacchi la telecamera, rimangono i fori, devi stuccarli. Insomma, tutto un lavoro che si può evitare tranquillamente grazie a questo prodotto. Andiamo un po' più nello specifico per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Risoluzione Full HD. E poi rilevamento PIR. Il rilevamento PIR è molto importante perché diminuisce ma di molto i falsi allarmi che arrivano di solito sul cellulare. Il sensore PIR non emette né luce né raggi per la lettura, ma si limita, tra virgolette, a captare i diversi livelli di radiazioni infrarosse che vengono emesse dalle persone, dagli animali o dagli oggetti. Quindi questo consente anche, in base al tipo di radiazioni che vengono rilevate dal sensore, di capire anche se è una persona quella che si sta muovendo in quel momento oppure è l'animale domestico o magari una folata di vento che ha fatto muovere qualcosa, cosa che invece parecchie telecamere non fanno, e questo si produce in tanti e tanti pop-up che vi arrivano sul cellulare e vi fanno spaventare, mentre invece con questo avete la certezza che nel momento in cui viene rilevato dal sensore PIR un movimento, se vi arriva il pop-up, molto probabilmente, e non concludo la frase, vi auguro che non vi capiti mai. Altra funzione che può fare, questo un po' come tutte le telecamere di videosorveglianza, può fare da baby monitor, e questo è comodo il fatto di poterla trasportare tranquillamente, perché se ho voglia di metterla proprio lì vicino al bambino, non dovrò aspettare di avere un appoggio piuttosto che, perché magari se c'è una parte metallica in zona ho più possibilità comunque di poter piazzare la mia telecamera rispetto a tanti altri prodotti. Oppure ho una persona anziana la quale può avere qualche problema, io mi devo allontanare per qualche minuto, qualche ora da casa, ho la possibilità, grazie all'audio bidirezionale della telecamera, di poter interloquire con la persona, vederla o capire se c'è qualcosa che non va. Telecamera poi molto compatta, come avete visto sta veramente nel palmo di mano, per un peso di 86 grammi. L'angolo di visione poi è di 100 gradi, questo ci permette di avere un'ampia visuale della situazione. Altro vantaggio di avere la telecamera a batterie è che se dovesse andare via l'alimentazione, questa continuerà a funzionare. Avete poi all'interno la possibilità di mettere una micro SD fino a 256 giga, in questo caso la registrazione verrebbe sulla SD direttamente sulla micro SD e quindi anche il problema del non registra più, non funziona più va debellato grazie a tutta questa tecnologia che c'è all'interno. Utilizza la app della Edsvids, è dotata di visione notturna con una capacità di ripresa fino a 5 metri con anche i dettagli più minimi grazie ai LED integrati a infrarossi.
Ora, dette le caratteristiche tecniche del prodotto, io direi di accenderlo e andarlo a provare insieme. Per prima cosa andiamo a premere il tasto Power. Si accende l'indicatore blu nella parte anteriore e una voce ci dirà: sta dicendo che è pronta per la configurazione Wi-Fi. Siamo nella app di Edsviz. Clicchiamo sul tasto in alto a destra più, aggiungi dispositivo, è una telecamera. Scansioniamo il QR code che è posto sotto la nostra telecamera. Ha riconosciuto il dispositivo immediatamente. Ci chiede se il dispositivo è acceso. Flaghiamo che è acceso. Possiamo andare avanti. La spia blu lampeggia. Leghiamo che la spia blu lampeggia, andiamo avanti e adesso inseriamo la password e ci vediamo dopo. Dopo aver inserito la password e dato l'ok per la connessione, una vocina soave vi dirà che la telecamera è connessa. A questo punto mi chiede il nome del dispositivo. Io direi di lasciare questo, non ci metto mano su quello. E poi chiede poi dove posizioneremo la telecamera in questione. Io metto corridoio. Configuration complete. Welcome to. Ci avverte che la telecamera è stata configurata in maniera corretta. In più ci viene fuori il pop-up da parte del nostro assistente vocale che la telecamera è pronta all'utilizzo. Ci chiede ora di modificare per maggiore sicurezza anche la password del video. Quindi inseriamo una password e ci vediamo dopo. Ci dice di togliere la pellicola per garantire una qualità migliore di visione. Noi naturalmente lo abbiamo già fatto nella parte godereccia iniziale del video. Qui ci dà la possibilità di decidere se far registrare sempre la telecamera o in altre situazioni. Selezionate quella che più è comoda per voi e poi fate prosegui. In questa schermata possiamo settare invece la sensibilità, che è più elevata, maggiore la distanza di rilevamento. Io direi di lasciare quella che c'è. Abbiamo poi 7 giorni, come potete vedere, di cloud gratuito. Io direi che per adesso non lo faccio, ed ecco che abbiamo configurato la telecamera con successo. Il video si sta per concludere. Tiriamo le somme di questo prodotto. Allora, sicuramente avremo tempo per poterla testare, cercare di capire la fluidità anche di immagine, come si trasmette poi il video ai nostri dispositivi, magari Echo Show, perché queste telecamere qui, se avete un Echo Show, hanno la possibilità di darvi la diretta di quello che vedono. Altra cosa importante, il prezzo della telecamera €79,99. Attualmente, al momento del video, è in offerta a €67,99, 12 euro in meno rispetto al prezzo che di solito ha. Quindi io vi lascio qui sotto il link in descrizione, come al solito. Se siete interessati all'acquisto, vi basterà cliccare, vi rimanda direttamente al link di Amazon dove potete effettuare l'acquisto. Per adesso, ragazzi, io sono entusiasta perché, come vi dicevo, avere una telecamera che mi dà la possibilità di collegarla ovunque, secondo me è un qualcosa di fenomenale. Poi vi ripeto, il fatto di non dover diventare matti a cercare la collocazione, fare i fori, e poi il cavo è lungo, è corto, ci sono problemi di vario tipo. Questa vi elimina tutti questi problemi e vi dà la possibilità di utilizzarla nell'immediato. Bene ragazzi, vi faremo sapere come ci troviamo anche con questo prodotto. Ringraziamo nuovamente Edsviz per averci inviato questo prodotto e per averci dato la possibilità di presentarvelo e di testarlo. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!